Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a Jesolo, perché qua siamo ancora nel comune di Jesolo. Poi dove c'è l'acqua, qua vicino, passiamo nel comune di Venezia, però terraferma è ancora il comune di Jesolo, quindi è la parte orientale del comune di Jesolo. Io sono nato qualche decina di metri da questo posto e ho vissuto qua fino a 19 anni. Poi per esigenze di studio, eccetera, mi sono trasferito anche perché la famiglia si è trasferita a Jesolo e quindi sono nato là. Diciamo che oggi vedete uno spettacolo unico. I miei collaboratori questi giorni dicevano: speriamo che non ci sia pioggia, eccetera. No, io spero che ci sia pioggia, perché questo è un ambiente in cui si può apprezzare tantissimo con il sole, ma anche e soprattutto quando c'è un po' di pioggia. Se voi leggete qualche brano, qualche passaggio di Hemingway, lui veniva soprattutto qua in ottobre e novembre perché c'erano dei paesaggi, dei momenti particolari, soprattutto con la nebbia, c'è un paesaggio surreale che meriterebbe veramente di essere vissuto e di visto almeno una volta sulla vita. Io l'ho visto tante volte, quindi il viaggio, diciamo, sulla laguna inizia da adesso, vedrete chi non è mai stato delle meraviglie, perché è sicuramente bellissimo da vedere. Abbiamo organizzato, e quindi ringrazio Mafucci, che è stato lui l'ideatore di questa cosa e chi ha collaborato con questa cosa, perché vogliamo far conoscere Jesolo anche da un punto di vista ambientale e naturalistico. Quindi una delle mission del mio mandato, io sono al terzo anno di mandato su CIMPE, è di far conoscere al mondo, quindi non mi limito all'Italia, quella che è Jesolo. Jesolo non è solo spiaggia, mare, sole. Jesolo è anche ambiente, natura e tutto quello che ci va attorno. Quindi vogliamo far conoscere il turista che viene a Jesolo, magari una giornata che non è proprio la spiaggia, di andare a visitare anche queste bellezze e che vedrete che bellezze sono. Durante la nostra passeggiata sulla laguna arriviamo all'isola di Mazzorbo e abbiamo la fortuna di incontrare uno chef del territorio. Ciao a Daniele Zennaro, Ciao. chef del Vecio Fritolin di Venezia. Allora, Daniele, guarda, io approfitto di te per chiederti quali sono 2/3 piatti tipici di questi luoghi che tutti conoscono e quali sono magari altrettanti piatti che sarebbero da conoscere, ma nessuno conosce. Allora, classici che ben tutti conoscono, le seppie al nero, il baccalà mantecato o le schiette fritte con la polenta. Prodotti da riscoprire, ne abbiamo tantissimi, partendo dalle erbe, può essere la minutina servita fritta, che ha quel sapore da carciofo, da cardo. Poi abbiamo il finocchio di mare, che per Venezia è un po' meno pregiato rispetto ad altri luoghi. E poi abbiamo altre erbe come santonico, che è un'artemisia un po' in disuso che conoscono solo i vecchi. Tu Daniele sei sempre alla ricerca di scoprire ingredienti nuovi o riscoprire e reinventare. Bisogna sempre mettersi in gioco, soprattutto su un territorio come Venezia, che ha la possibilità di dare moltissimo, soprattutto nel vegetale, oltre che al mare. Daniele Zennaro, grazie e Vecio Fritolin. Ciao!